Buongiorno, bentornati sul canale. Siamo di nuovo nella cucina della mia mamma. Se vi stesse chiedendo, ci mostrerai una nuova ricetta? No, vi mostrerò un nuovo svuota la spesa, questa volta MD. Ciao a tutte, buongiorno. Oh, mamma, oggi non si fa riprendere perché ha i capelli così, che non sono in ordine, quindi non si fa riprendere. Allora, qui ho la spesa dell'MD con due buste e qui c'è un'intrusione, che sarebbe sì, ci sono pantofole, voi non fate caso, dell'Eurospin. Allora, nella spesa dell'MD la mia mamma ha acquistato le fragole. E ovviamente vedrete sempre i prezzi, ve li lascio all'interno del monitor. Quindi ha preso una bella vaschetta di fragole. Poi ha acquistato due focacce bianche. Ha trovato tante varietà di pasta fresca. Ha preso gli scialatielli, uno scioglilingua, lo scialatiello. Poi ha preso, è Napoletano. napoletano, sì, la mamma mi dice che è napoletano. Poi ci sono tre limoni e in questa busta è finita. La togliamo, mamma. Accartocci la busta cortesemente. Poi in questa spesa, cioè in questa busta della spesa, abbiamo come al solito frutta e verdura. Allora, pere abate, una manciata di susine, un chiletto di tarocco. 4 mele Fuji. Poi ha acquistato le freschissime, le ciotole. No, proprio ha detto voglio la ciotola, è vero mamma, ha detto voglio la Sì. ciotola, quindi ha preso una ciotola, noi anzi ne ce ne sono due varietà, questo è ortoromi e quello è rago e hanno scadenze anche abbastanza lontane. Poi due peperoni lunghi, che ha specificato, li voglio lunghi, lunghi e dritti. Mamma, cosa volevi dire con due peperoni lunghi e dritti? Peperoni lunghi e E dritti niente, non ce lo dice che da cosa fare intendeva, da arrosto. fare arrosto. Poi un pesto alla genovese, dei kiwi, kiwi immancabili, i kiwi. Poi c'è un ognocco rigato, la fattoria del tavoliere, gnocco di patate. Mamma, non metti a posto? No, sta ascoltando la figlia che parla. Allora, un pezzo di asiago DOP. Poi abbiamo una tomma piemontese, ecco, inizia a mettere a posto, vedete la manuccia? Poi due zucchine, anche queste sono dritte e lunghe, chissà, oggi forse era il tema dritto e lungo oggi. Poi abbiamo, ride, nel frattempo ride, poi abbiamo il fiammifero di speck. Qui ci sono, del pane fresco, ci sono i bastoni di olive. E poi della Vivo Meglio ha acquistato lo yogurt magro vellutato, lo trovate anche con i pezzi di frutta, però a sto giro l'abbiamo preso vellutato, vero mamma? La prima busta è andata, prendiamo la seconda, sponsorizzata proprio MD. Allora, una confezione di stracciatella, poi un formaggio fresco morbido da spalmare. Una polpa di pomodoro gustato, che se non erro ha lo stesso carattere della Mutti. Poi un fagiolo borlotto, una confezione di rosmarino, una confezione di dolcificante, questo in bustine. Poi il parmigiano reggiano. E il grana padano che se non erro stava in offerta, mi sembra che questo stava in offerta. Poi una confezione di pane a fette, una pasta mai vista, si chiama pepe bucato. Guardate quanto sono piccoli, sono tipo i tubetti ma microscopici. Poi abbiamo preso una pasta reale mille righi formato speciale, che è un incrocio tra il Pacchero e la mezzamanica. Poi arriva proprio il pacchero, sempre dello stesso brand, pacchero napoletano, rimaniamo a tema Campania. Poi ha preso 11 euro di carne, nella carne specifico c'è due fettine,
del macinato, uno ossobuco e poi che hai preso? Basta, solo ste tre. Macinato. E due salsicce di carne. Macinato. Già l'ho detto il macinato, mi corregge. Poi il prosciutto crudo stava in offerta, ne ha prese due confezioni. E ha preso anche una confezione di bresaola della Valtellina. E per l'MD, per terminare, ha preso una confezione di surgelato di cimette di rapa. Poi all'Eurospin abbiamo acquistato altri 4 vasetti di geranei, perché erano a un prezzo strepitoso, e quindi abbiamo terminato l'acquisto. L'unica cosa è che erano praticamente tutti rovinati, quindi siamo riuscite a ricercare quelli un pochino più sani, con ancora i boccioli qua da far nascere i fiori. E quindi questa è la spesa dell'MD. Quindi con mia mamma, che si vede di taglio, perché no, non voglio comparire in video, non sia mai, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!